Conferenza dei sindaci ieri a Catania per la prima volta dall'istituzione della città metropolitana. Una cinquantina di rappresentanti istituzionali presenti, tra cui l'assessore comunale di Gela, Francesco Salinitro. C'erano anche i componenti dei comitati di Gela, Piazza Almerina e Niscemi. Filippo Franzone. La prima cosa di cui ha parlato Bianca è stata appunto la diffida ricevuta da questi comuni a non indire le elezioni nell'ente intermedio e ha detto che va rispettato il volere di queste popolazioni e che la città metropolitana appunto attende queste comunità. Quindi ha detto all'intera conferenza che scriverà al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea affinché questi si adoperano a fare il passaggio al più presto di queste comunità. Il Sindaco metropolitano ha comunicato di aver invitato alla seduta costitutiva i sindaci delle città di Gela, Piazza Almerina e Niscemi che attraverso il referendum popolare e altre due votazioni consiliari hanno espresso la volontà di aderire alla città metropolitana di Catania, così come Licodia Eubea ha intenzione di aderire al Libero Consorzio di Ragusa. Possiamo definirla come una vicenda vergognosa, una pagina brutta per la storia della Sicilia, perché parliamo di rappresentazione democratica da parte di questi quattro comuni, ciascuno di loro ha fatto due delibere consiliari sottoposte al referendum, abbiamo fatto votare in Sicilia 32.000 elettori per questo passaggio di quattro comuni e poi la regione siciliana decide a un certo punto di mettere tutto in stand by e attendere, e questo non è bello, lo vediamo anche. Abbiamo visto come la Gran Bretagna abbia deciso attraverso un referendum consultivo, non confermativo come quello che abbiamo fatto noi, di uscire dall'Unione Europea, e già si stanno avviando le trattative per l'uscita della Gran Bretagna. In Sicilia purtroppo assomigliamo sempre più alle dittature africane o le ex dittature sudamericane piuttosto che assomigliare appunto ad una nazione europea. Dunque sostanzialmente Enzo Bianco si farà portavoce delle vostre stanze e nei tavoli istituzionali? Ma non solo Enzo Bianco, abbiamo sentito anche gli interventi di alcuni sindaci dell'area catanese, tra cui alcuni molto distanti da noi, parliamo di sindaci dell'area etnea ionica, a difesa appunto di queste scelte di questi comuni. Noi rappresentiamo per la città metropolitana una risorsa. Per noi la città metropolitana rappresenta una risorsa, quindi è un guadagno reciproco per entrambe le comunità.